Buongiorno, in realtà è mezzogiorno passato. Comunque, con questo super accappatoio dovrei comprarne uno nuovo. Volevo portarvi con me oggi perché andremo a Milano a fare un giro, andremo in Chinatown. Non so quante di voi o quanti di voi abitano in zona Milano, comunque per me è una via super mega carina, con un sacco di locali carini, si mangiano i ravioli per strada, quindi volevo portarvi con noi a fare questa esperienza, ma cominciamo dalla mattina. Io ho appena finito di lavarmi, adesso passo alla skincare. Allora, prima di entrare in doccia, in realtà ho già fatto, mi sono struccata bene, poi ho fatto il detergente, ho usato il detergente, in doccia ho usato il latte detergente sopra per reidratare un po' la pelle. Quindi adesso vado a prendere un dischetto di quelli riutilizzabili e vado ad utilizzare questo prodotto qua di Kiehl's, perché non lo metti a poco. Vabbè, non vorrei farvelo vedere. Comunque è il tonico, quello per, come si dice, le pelli o normali o oleose. Io utilizzo questo perché ancora non ho comprato il fondotinta, sto aspettando di tornare totalmente del mio colore e quindi preferisco utilizzare questo sotto la BB cream che va già di per sé a idratare la pelle. Vado a tamponarlo sul viso. Tra l'altro non so come sia possibile che la mia pelle non è piena di schifezze, dato che ultimamente vado a letto truccata, so che non si fa, però se mi sveglio presto la mattina per andare a lavoro, non voglio svegliarmi ancora più presto. Tra l'altro su YouTube non vi ho ancora fatto vedere le mie unghiette nuove, le amo. Quindi vado a mettere questo qua, o forse sì, perché forse uscirà un video prima di questo, ma l'avrò registrato dopo. C'è un po' un bordello sul mio canale ultimamente, quindi vado a mettere il contorno occhi. Io in realtà lo vado a mettere anche sulle palpebre. Ho letto che alcuni vanno bene, altri no, non so come si capisca. Comunque, considerando che Kiehl's dovrebbe essere un marchio quasi totalmente naturale, penso che al massimo non mi faccia assolutamente nulla e lo vado a picchiettare bene. A pranzo mangiamo la solita pasta sgombro e limone, ormai sono in fissa. Walter un po' meno, mi sa, tra l'altro si vede da qua. No, amo! Sono triste davvero. Perché ti tagli la barba? Per sembrare più giovane. No, no, non tagliare la barba. Ormai cosa mi faccio? Mi tengo il pizzetto. Dai, piuttosto che niente. Ma va. Ora mi trucco così, dopo usciamo, ma non so come vestirmi, quindi non so come truccarmi, perché volevo fare qualcosa di colorato, ma se faccio qualcosa di colorato mi devo vestire di nero o di quel colore. Palle. Ok, allora mi sono vestita per andare a Milano, sempre puttanai in giro, e ho messo questi pantaloncini che sono quelli che vi ho fatto vedere in semiraso. Ho fatto anche i capelli, stranamente con la GHD anziché farli col ferro. Quindi viene un boccolo molto più leggero. Questo è il make-up. E adesso però mi devo mettere la crema per il corpo perché, no, qua non si nota neanche, ma ho tipo la pelle che si squama, ecco, così si vede. Cioè, è orribile. E quindi crema. Ho deciso di portarmi dietro anche questa giacca, che è quella di Shein, Oversize, perché A è strabella. B è stracomoda e secondo me completa il look un botto. Quindi questa me la porto sicuro che tanto dopo farà freschino e così ci faccio anche una foto. Ho fatto vedere questi pantaloncini Stradivarius in un haul e li ho messi, vi giuro, una volta sono tutti rovinati. Cioè, boh, un tessuto veramente orrido. Cioè, sono fatti tutti i pallini, si tirano i fili, cioè in pratica sono già da buttare, si attaccano tutti i peli, boh. Stiamo andando a Milano, ma qua c'è Celli che non ci lascia ascoltare la musica per vedere. Cos'è che è? La Formula 1. Sono qua. Ma potevi andarci a piedi anziché farcela subire a noi. Quando passiamo vicino a Monza, basta e vediamo se le sentiamo. Casa mia. Io non le sentivo a casa mia. Ma. Siamo arrivati in Chinatown, com'è che si chiama giusto? Paolo Sarpi. Chinatown. A me è bella, eh. Io vorrei venire a mangiare tutti i giorni venivo qua. Questo è nuovo, mi mancava. Oh,
Ah, la mascherina. Lactimel. Cos'è? Sono stati in cinque pure. Cioè, poi ci sono quasi. Vai. E questi qua. E questi. Ci sto. Un euro e un euro. Dai. Vai. Oh, papi ci ha trovato gli Oreo alla pesca. 5 euro gli Oreo. Quanto costa normalmente? Io non li mangio. Non li mangio. Ah, non si tiene così la mascherina. Poi sulle barrette. Ah, ma guarda quanti. Papi. Che voci. Guarda, anche così ci sono. Tutti li voglio. Un po' mic tea. No, aspetta, l'appassionato di mochi ha trovato il suo mondo. Le mochi non è quelle che stanno venendo a respirare. I mochi non sono quelli che pulivi per terra. Ma quello è il tè verde. Quello è il mochi. No, non era. Io avrò preso al mango, al mirtillo. No, no. Ti ricordi che l'ho preso il mochi ai fagioli? Ma no, il mocio, il mocio, quello per pulire il pavimento. Sì, ma ai fagioli. Ma veramente stai prendendo questi spiriti. Papish è scappato prima di far vedere cosa ha preso. Mochi. Vogliamo la reazione. Comunque c'è scritto, guardate cosa c'è scritto qua. Do not eat. Quello vabbè, non lo conservante, no? Questo qua iniziamo? Sono schifi. Beh, e quello ha. No, però qua c'è cosa al cocco. Sappiamo cosa stiamo andando incontro. Guarda. Io devo togliere l'apparecchio. Il profumo non è malissimo, però. No, dai. È buono. Madonna. No, non è male. È buono? Buono. Stiamo comprando. No, l'ho visto lì. Io intanto in mano da bere. Schifo, è buono. Lo zaccalo qui. Amo com'è? È tipo una cicca piccante. Ma c'è lì da morire. Vabbè, io volevo assaggiare la bibita in tutto questo. Beh, che mi è andato il grosso piccante. Ma non è malissimo. No. Cioè, pensavo peggio. Che uomo di classe. Adesso provo sta cosa. Ma è buono, sa di cocco. Ma sa davvero il cocco. È il vostro odore sotto che è nauseante. Questo è di questo dolce. È buono. Ma che buono. No, adesso te lo mangi. Allora intanto hanno assaggiato sti cosi. Che non si sa cosa siano, patatine alla carne. Come sono? Buonissimo. No, quelli no. Quello è buono. Devo prima capire c'è come lì. Si apre. Continua a mangiare a prescindere. No. Man, non sa neanche come sono fatti. Intanto Claudio ha perso un pezzo della sigaretta elettronica. Questo non è piccante. Questo, la parte superiore di questo, la cosa blu. Non l'hai buttato di più. No. Cos'hai comprato? Ma perché compri sempre qualcosa? Cos'è? Cos'è? Ah, la cover per... No, che zarrata, anch'io la voglio. Non ti dico neanche quanto l'ho pagata perché... Quanto l'hai pagata? Cos'è sta roba? 10 euro. 6. 6 euro? Vabbè, ci sta. Quasi qua. Ma cosa stiamo facendo? Ho comprato questa zarrata perché l'ha presa Papish. Adesso vi faccio vedere l'effetto sul telefono di Papish. Aspetta, Papish, fammi vedere. Abbiamo un negozio di questo. Togli il dito. A 10. Ma che bello. A 7. E a 10. Lo metti? Anche a 15 in certi posti. Guarda, adesso ti diamo una credita strana, non ti costa niente. Allora, prendiamo adesso. Sei pronte. Credo. Gira qua. Apex. Bevanda frizzante. Bene, Coca-Cola cinese. Se prendiamo qualcosa di salata. Di dolce o di salata adesso. Non fa più questo, non l'ha visto. Ma questo è da fare. Pane. Carne di maiale e verdure. E sono quelli che mangiavo con lo so mangiare subito adesso. Non lo so, dovremmo chiedergli perché questi qua io mica ne mangiavo. Le uova precotte. Le uova sode cotte. Guarda, anche queste sono cotte. Uova di anatra cotte e salate. Non le vuoi le patatine al cane? Non ho registrato, quindi parlo tu. Sto facendo. Cos'è che abbiamo comprato? I panini al vapore con le verdure. Pronti? Pronti. Grazie. Prima devo capire come si apre. Sai cosa fa ridere? Nel mio vlog io non ci sono mai. Ci sono solo loro che fanno le cose.
Vabbè, tu sei la vloggatrice. La vloggatrice. Com'è? Ti ispira? Walter l'ha già aperto mentre facevo video a Celi, cioè 2 ore. Sai di cosa? Di farina, sì. Esatto. È burro, raga, burro e farina. È l'impasto della pizza. Ma c'è quella... molto grande. Allora, tieni questo, va, facciamo così. Andiamo dentro. È piccante. Buono, carne. Com'è? Il pasto non è male. La carne ci devo ancora arrivare. È piccante? No. È così dentro, sembra una cassola. Non è male. Buono. Claudio non ha ancora provato. Però là, quello dei ravioli fritti. No, non è neanche carne. No. Non no. È male. Quello è morso. Questo cos'è? La Coca-Cola cinese, tipo. Coloranti. Avete letto? Sì, è una bibita gasata cinese. Bocciata? Ma il cosa sa? Mi schifo. Fammi provare. Zucchero. Giro. No. Quello era molto buono invece, l'ho mangiato, nessuno mi ha ripreso, ma giuro che l'ho mangiato. L'odore è copertore della macchina, tipo. Copertello Super Eats. Questo è buonissimo. Buono, buono. Non so se si può dire, ma sembra tipo l'acqua della bonga. Grazie amore per farmi bippare sempre tutti i video. Beh, comunque abbiamo speso 9,50 euro. Con 3 di questi, la bibita e l'alcol, perché è vero. Non si sa cosa sia. Little Lang, premium Little Lang, Chinese liquid. Liquore. L'odore non è bello. Però. Non è bello, no. È imbottigliata a Novate Milanese comunque al cuore. Cioè, mentre lo mangi. Sta cadendo il telefono. È buono ancora, né? Poi nel frattempo che lo stacchi e capisci cosa stai bevendo. Perché quando lo bevi credi che sia Coca-Cola nella tua quindi testa. O la bevi tutta in fiato o non la bevi. È come l'acqua lette, insomma. No, l'acqua lette è buona. Dammi l'acqua lette. Adesso proviamo a mangiare i mochi che ha preso Papish. Sono quelli alla fragola. È vero che sono un botto buoni. Penso che questi qua sono molto più buoni. Ma chi? Cioè quello lì è sono già divisi. Di centro commerciale. Vabbè, sono quattro, siamo in quattro. Claudio lo mangia, sono dov'è Claudio? Non c'è Claudio. Raga, questo qua è bellissimo. Claudio non c'è. Claudio è andato quieto, via. Non è andato. Sto organizzando la vita. Devi mangiare bravo. I mochi. Che mi offre una tizia? Dato che nessuno fa il video, me lo faccio da sola. Aspetta, sono questo è il mochi. Che mi chiamerà un po'. Un bel testicolo, vai che no. No. Ah, bocciati. No. Ah, fra ora bocciati. Mi sa che lo sputo. No, non si fa. No, butta giù. E si finiscono. Butta giù. Sono due a testa. Fai e cagare, io un po'. Sa di marshmallow mi scaduto. Mi è piaciuto. Avete provato chi li mangia allora? Ah, mangiali tutti. No, però ci sta a fare che adesso ogni cosa che si prende si non finisce, si butta niente. Si finisce. Buono. Peccato per quello. Con lo spiedino lì, dai, e quell'altro che vabbè, mangiare. Si inizia da adesso. Si può dire che assomiglia una palla? Vediamo di ponderare le scelte. Allora, una palla. Esatto. Un testicolo. Un testicolo. Buono, dolce. Ce ne sono ancora tre. Madonna, che fatica. Dopo questa. Un altro dopo questa, ho perso tipo 20 scritti. Guarda, guarda. E allora, un altro tuo. Sembra un coglione buono a testa. In vedi, guarda. Vedi l'interno com'è. Vedi tu, vedi, follower. Vedi com'è l'interno, vedi? Madonna, che fragolino. Questo è uno dei posti cinesi più buoni che ci siano. Papish si leva da cacchio. Mangio da tutti. Questo è l'altro che fa sempre ravioli buonissimi. Infatti guardate quanta gente c'è. Questo Walter assaggia il liquore cinese. Papish, un sorso te lo devo rubare. No, coca cinese questo. No, è vero, è vero. Vada lì. Scappa.
Com'è? Non l'ho ancora assaggiato. L'odore? Non ho voglia. Ti invoglia? No. Buono? No. Ma è buono perché... Madonna, porto... raga. Sento l'odore d'alcol da qua. Che se guidi e bevi sto roba e ti fanno l'alcol test, si scioglie. Madonna. Occhio alla macchina. Siamo in mezzo a cazzo comunque. Buono. Quando ancora? Che ma raga, lo lascio. Sapete che si deve finire. Tocca. Quindi devo assaggiarla. Sembra già una tanca di benzina così. È presente quello per ricaricare lo zip. Un grosso aggettivo. Allora in generale ci vuole. Assaggia stato. Metteci un po' di coca. Com'è Carlotta? È come riso glutinoso, raga! Ogni volta leggevo questo ingrediente qua, tipo oggi riso con riso glutinoso. Che schifo. Fabio, ci tocca a te. No, io non la voglio, no, devi provare. Devi assaggiarlo. Deve finire quella boccetta. Hai detto che lui non poteva bere oggi. Che cazzo è? Questo è benzina. Non sono stato di questo come 20 minuti. Io per la casa ubriaco. Ma la fa cagare, buttatela. No, buttatela 5 euro. 5 euro, cioè abbiamo speso tutto per quella. Eh sì, un euro costava il panino e... No, adesso partite. State facendo. Stiamo diluendo la bomba cinese dentro all'altra schifezza cinese. Fai fatica finora. Cioè per morire in pratica. E vediamo com'è. Dovrebbe essere tipo rum e cola. Sì, certo. Fatto con grappa cinese. E coca che sa di schifo. Perché vi volete così male voi due? Siete normali. Quindi? E quindi lo agito. Gianluca si è arrabbiato. Adesso esplode. C'è lì, provo io. Vai. Cos'è che fai te? Zio. Al banco. Questo qua ti posso dare. Ombriachi. E niente, provo. Provo, schifo, provo. Raga. È migliorato raga, tutto raga. E non è cambiato il sapore di questa. Incredibile. Come quelle di prima, però secche. Se. Quelle erano umide, cioè erano... La carne secca proprio. Guarda Topolino. Però secondo me dobbiamo prendere il latte, cioè, perché secondo me loro ce lo sanno, no? Sì. Ed è buono. Però non sono secche, secche. Queste piccanti. No. Queste che sono più secche. Celli, cosa vuoi mangiare adesso? Prima piselli? Piselli tostati. Ma che schifo. Da qua. Oh, questa vende tutte le Jordan, se limitate, c'è solo dei... Ma no, ma sono... Aspetta. Ma va! Che bello, così potete non mangiarli tutti. Vero? E il resto li mettiamo in borsa. E tu non ne vuoi un pacchetto? Sì, un pacchetto lo provo. Come un pacchetto? Sono piselli. Tu vuoi un pacchetto? Dai, ma dai, come stai? No. Lui mangia contento anche. No. Ma no. Devo aprire anche il mio, assaggi tuoi. No, mangi uno. Ah, intero? Sì. No, una la butto via. Cioè che metto via questa. Adesso mangiamo salami. Ostia. Non so cosa sia, ma... È bruttina da vedere. Brutta? Beh, sto vuoto. Ai ai ai. Paura. Com'è? L'hai aperto? Non è buona, ne fa schifo. È inutile. Tu cosa ne pensi? Fa schifo. Un pollice. Vediamo. Boh, capelli cinesi piccanti. Ah, uomo donna boutique ho trovato. Non si può riesco. Quei saldi. Scavicchi ma non apra. Anch'io voglio andare. È già da dove? No, non ce la faccio.
No, io non assaggio. Non è promettente. Ma cos'è? Siamo le cavie, gli uccelli. Sì. Avete qui che l'ha scelto? Io ho scelto gli Oreo, voi? No. Sai cosa fa? I bastoncini che abbiamo mangiato come i primi. Due addirittura, già li parte convinto. Mi ne vomito. Ma riprendi bene, eh? Sto riprendendo. No. No. Sì, hanno lo stesso gusto di quelli prima. No. Come gli spiedini. Beh, comunque questo posto senza insegna, senza niente, fa i ravioli migliori di tutta Milano e tutta Italia, almeno, secondo me. Tu ne hai mai provati? Adesso li provo. È deluso. Walter ha preso la birra super carina. Con quanto sono belle le unghie. È bella. Che però è giapponese, non è cinese. Kirin Ikiban. È anche buona, se devo dirla tutta, a me che non piace la birra. Questi sono i ravioli. Mi hanno sgridato che non ho ripreso come li fanno. Io li ho presi di manzo, tu di maiale. Papis? Cervo. Cervo. Claudio? Manzo e verdura. Allora, questo è un... com'è che si chiamava? Involtino col gambero, non mi ricordo il nome. Loro ci hanno tradito la Tipico Cina. Involtino fresco. Con la Sicilia. No, la cinese. Involtino fresco. Baozi. E un baozi. Baozi con la salsa. Che è più o meno il pane che abbiamo mangiato prima. Tu cosa hai preso? Anche tu un baozi. Ma cosa non lo so. Cos'è? Sarà soia. No, è densa. E soia densa. Eh sì. Adesso Starbucks, sperando che sia ancora aperto, volevo frappuccino. No, ma io triste. No, andiamo a fare un giro da Italy. Andiamo in fondo là. Andiamo in fondo là. C'è l'Italy Club. Il club estivo. Va bene. No, c'è l'estivo. Comunque qua non è più Corso Como, perché Corso Como è quello là, di là. Questo è l'Arco della Pace, per chi non è di Milano. Palazzo dell'Unicredit. Via Corso Garibaldi, in fondo lì c'era Moscova. Dove andi là? Sono tutti morti, siete tutti stanchi. Devastato. Aperitivo. Al blenderino. Qua c'è Cicciari. Le prese dei cinesi. L'acquisto finale della giornata. È l'unico, il resto è cibo. Beh, c'erano queste pietanze cinesi che erano di un gusto. L'acquisto più bello non è quello. È vero, è il nostro copri. Ah, certo, copri. C'è stile. Frilla che stile. Ancora cibo. Claudio prima di venire qua aveva gli addominali. Minchia raga, sono grassissimo. Domani non avrei più gli addominali. Senti, almeno questo di è buono che c'è addosso. Almeno questo sai che sia buono. Con la cassatella dopo il cinese. Ricordati la carta igienica. Ora siamo arrivati a casa di Steve che ha comprato un pesce. Che stavo morendo di fame. Non è vero. Ok, allora concludiamo questo video assaggiando gli Oreo alla torta di compleanno. Che poi che gusto ha una torta di compleanno? Non lo so, a me non piacciono neanche di solito. Vabbè, proviamo. Neanche gli Oreo mi piacciono, però. Io non li mangio mai gli Oreo. Allora tu devi provarlo per forza. Devi venire qua a provarlo. Perché voglio provarlo? E tanto credo che siano più di 4. Aiutatemi ad aprirli. O tenete il telefono, minchia, aprite gli Oreo. Botto. Iniziamo a aprirne solo uno. C'è anche... Ah, basta. Cioè, ma scoppiano quando riaprono. Ma come sono sotto pressione? Prendiamoli. Adesso li apro, scoppia. Ai, apri. Ma quanti sono? Io impazzirò dopo questo. Sembrano buoni. Sì. È colorato dentro. Ma dobbiamo aprirlo e mangiarlo. Ah, gli zuccherini della torta di compleanno. Ma c'è una luce, si vede bene. Sa di panettone, cioè dell'odore è del panettone. È vero. Vabbè, ho paura. No, vabbè. Ah. Buono. Sanno di panettone. Sanno. Sono di oro saiba. Non ce n'è più. Cioè, fammi assaggiare. Sono tante dolci e basta. Pezza. Quindi io impazzirò tra due minuti. Ma come si mette in un male? Sono Oreo normali. No, alla torta. No, alla torta di compleanno. Posso? Certo. Eh? Sì, bello così. Va.
ne mangerei uno poi basta, però non sono riuscito a sentire. No, madonna, ma che schifo. E niente, questo era tutto, la gita è finita, quindi fatemi sapere qua sotto se volete che assaggiamo qualche altra cucina strana, se andiamo in giro a provare qualcos'altro. Cosa impazzito. E niente, ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!